tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, da Filippo Corsini, più cordiale buon pomeriggio. Torna la Serie B e riparte la caccia al Novara capolista. La squadra di Attilio Tesser, dall'eccellente rendimento, costretta oggi però a far fronte ad una vera e propria emergenza legata ad un diverso numero di assenti. Novara che tra poco avrà comunque l'occasione di allungare ulteriormente il passo ospitando il Crotone. Eh sì, convenevoli a centrocampo, e dunque andiamo subito con le formazioni nel Novara. Come dicevate da studio, sei assenti. Tesser parte con questi uomini: Wiccan in porta, Geller, Centurioni, Ludi e Guillaume Gigliottin. Difesa: Marianini, Porcari e Sciala. Centrocampo: Scavone, dietro le due punte Gonzales e Rubino. Il Crotone del debuttante allenatore Eugenio Corini, che in settimana ha rilevato Leonardo Menichini. 4-3-3, Belez in porta, Crescenzi, Viviani, Abruzzese e Terigi in difesa, Eramo, Beati e Parfè a centrocampo, Cutolo, Ginestra e De Giorgio in attacco. L'arbitro dell'incontro, il signor Calvarese di Teramo, assistito da Iori e Dipinto, quarto uomo Santo Nocito. 7.000 spettatori presenti in una bella giornata di sole con temperatura sugli 8 gradi, 15 arrivati da Crotone. Il terreno di gioco è in sintetico. Studio. Opportunità per il Varese, Buzzegoli ha pescato con un bel lancio in profondità. Il Novara in vantaggio, Porcari al 16° minuto, Novara 1, Crotone 0. 20° superato da 30 secondi, la Novara dunque da 4 minuti in avvantaggio sulla Crotone per una rete a zero. La descrizione della gol: c'è stato una cross dalla sinistra con respinta corta della difesa della Crotone, ci ha provato al volo Filippo Porcari, il tiro è stato nettamente deviato da un difensore della Crotone e ha ingannato il portiere Belez. Gol comunque da attribuire a Porcari, che realizza la prima segnatura in questo suo campionato. Quindi Novara che è andato in avvantaggio quando ha cominciato a forzare, è stata una partita equilibrata fino alla 13°, prima un colpo di testa di Centurioni, poi il gol di Porcari e poi su un rinvio sbagliato del portiere Belez per poco non arrivava di testa Rubino su cross dalla sinistra di Gonzales per siglare il raddoppio. Crotone che deve adesso scuotersi, non era partita male la formazione calabrese, la formazione di Eugenio Corini, però a essere sotto sul campo della capolista dopo un quarto d'ora di gioco è davvero difficile anche dal punto di vista della morale per cercare di risalire. Adesso Geller della Novara che è nella propria metà campo, avanza palla al piede, dà un rasoterra per Gonzales colto in controtempo e quindi la Crotone può ripartire con Perfè che va a servire per Eramo. 21 minuti e 40 secondi, Novara 1, Crotone 0, linea Varese. Attenzione Rubino, gol! Il gol della Novara che va a segnare su un pallone che sembrava perdersi sul fondo, c'è stato il recupero di Scavone che ha messo in aria per Rubino che a quel punto a porta vuota ha schiacciato di testa e ha portato il Novara sul 2-0. 12° minuto, Novara 2, Crotone 0, ribadiamo Rubino. 15 minuti e mezzo nel corso della ripresa e dunque, come raccontato in diretta nel precedente collegamento, esattamente all'11° minuto il Novara ha raddoppiato con un gol del capitano Raffaele Rubino, una bandiera da queste parti, ma è stato bravissimo Scavone a recuperare un pallone che sembrava ormai perso sul fondo, a rovesciarlo al centro spiazzando completamente il portiere Belez e la difesa della Crotone. A quel punto Rubino si è trovato dentro l'area piccola di testa, è andato a girare il pallone che si è inassaccato nel palo alla destra del portiere sloveno del Crotone. Quindi raddoppio della Novara proprio quando il Crotone sembrava poter muovere pericoli alla porta piemontese, cosa che non aveva mai fatto nel corso del primo tempo. Allora, 3-0 per il Novara, ancora Rubino al 38° minuto, Novara 3, Crotone 0. Siamo al 39° superato da 30 secondi con il Novara che adesso conduce sul Crotone per 3-0, la doppietta dunque di Raffaele Rubino, il gol al 38° quando il nuovo entrato Motte è andato via sulla destra, ha rimesso un pallone al centro, ancora una volta Rubino praticamente a porta vuota è andato a depositare in rete di sinistro. Nel primo tempo l'aveva fatto, nel secondo tempo, a inizio di secondo tempo aveva segnato il 2-0 di testa sempre su assist di Scavone. Insomma, gol facili, però Rubino si è sempre fatto trovare lì, grande senso del gol per il Novara che adesso sta dilagando sul Crotone in 10 uomini. Crotone che tra l'altro sul 2-0 ha avuto un'occasione con la conclusione di Ginestra, palla che è terminata non di molto a lato. Le squadre poi hanno esaurito tutti i cambi come vi abbiamo detto nel precedente collegamento.
appuntamento. Adesso i 7000 del Silvio Piola stanno incitando la formazione piemontese, stanno festeggiando perché neanche con 6 assenti, 4 infortunati e 2 squalificati, la pratica Crotone è stata risolta senza eccessivi problemi, solo sull'1-0 il Crotone ha avuto una grossa palla con De Giorgio, il giocatore che poi pochi minuti fa è stato espulso per pareggiare, ma subito dopo c'è stato il 2-0 di Rubino, angolo per il Crotone, l'uscita di Wiccani, la conclusione di Russotto da fuori, ancora un tiro del Crotone di un giocatore che si era portato in avanti per l'esattezza Viviani, ma tutto l'attenzione, c'è il finale da Novara, il Novara ha battuto il Crotone per 3-0 e la linea va a Varese.